Io sono Sor Pierelia Bonetti, sono una Dorotea di Cemmo, sono un'insegnante, ho sempre lavorato nel mondo della scuola e adesso mi sto preparando per andare in Africa, nella Repubblica Democratica del Congo, a Ibanda, che è un quartiere di Bukavu. A fare che cosa? Ancora bene non lo so, farò quello che di cui c'è bisogno là. Però penso, ecco, che potrei affiancare le mie consorelle nell'apostolato, soprattutto guardando per il primo tempo, perché vengo appunto da un altro mondo e quindi ho bisogno di vedere prima di fare qualcosa. E poi, non lo so, potrei insegnare l'italiano, potrei insegnare a suonare la chitarra, qualcosa di questo genere. In certi momenti ho paura di partire perché mi rendo conto che proprio per me è veramente un cambiamento di vita. Dopo tanti anni nella scuola di Milano, adesso mi ritrovo lanciata lì, per cui ogni tanto mi viene un po' di paura. Però sono anche convinta che questa decisione, siccome è stata presa anche con i miei superiori, ponderando un po' tutti gli aspetti, è una decisione che viene da Dio, per cui da questo punto di vista sono molto serena. Insegnavo italiano e latino nel liceo. Chi sono i giovani italiani oggi? Sono giovani che hanno desiderio di vivere, ma che hanno anche tante paure. Capire bene chi sono è una cosa che fa paura, perché magari questo vuol dire non conformarsi al gruppo, fare qualche cosa che il gruppo non fa, e allora questo è rischioso perché magari il gruppo ti esclude. Quindi crescere e tirare fuori la propria personalità è difficile ed è un cammino che mi sembra a volte di intuire che invidino nelle persone che magari sono riuscite a farsi, nel senso di raggiungere quell'equilibrio, quelle certezze, e che per loro sono magari ancora un po' lontane, ma soltanto perché sono giovani e sono in cammino.